Cari amici, eccoci ad un altro incontro nell'ambito di questo percorso che ci porta a conoscere a fondo i funghi medicinali e a conoscere quali sono le loro indicazioni precise per tutte le varie patologie. Però prima di iniziare questo video ti ricordo di iscriverti alla Masterclass per avere veramente un accesso incredibile, importantissimo, che ti aprirà veramente la tua testa e il tuo cuore nei confronti della medicina naturale. Oggi parliamo di un argomento molto importante, che è l'ipertensione arteriosa. Noi sappiamo che al giorno d'oggi il mondo dello stress, il mondo dell'alimentazione non sempre corretta, il mondo della sedentarietà e anche dell'invecchiamento si vive molto più a lungo, e il problema dell'ipertensione arteriosa, dell'aumento della pressione cardiaca, è molto importante. Tantissime persone, ormai anche io vedo dei quarantenni, sono già in terapia antipertensiva, e spesso sono dei ragazzi giovani, corpulenti di solito, che hanno bisogno di prendere dei farmaci antipertensivi perché hanno questa pressione di solito diastolica, la minima, che si alza in maniera importante, quindi è chiaramente pericoloso per una pressione alta, può disturbare il rene, può creare distruzione a livello renale, quindi essere la premessa di insufficienza renale, può creare problemi a livello delle arterie in generale, ma non solo dell'aorta, ma anche delle coronarie, dei vasi cerebrali e così via. Quindi può essere la premessa di ipertensione arteriosa, dell'infarto, dell'insufficienza renale, dell'ictus. Quindi capite, è una patologia molto importante. Se nel maschio questo si vede anche in giovane età, soprattutto in certe tipologie, io vedo proprio le costituzioni, il brachitipo, non il longilineo, quello un po' basso e corpulento, no? Questi personaggi un po' fatti a mela, questi tipi di persone molto spesso hanno già in giovane età l'ipertensione arteriosa. Facevano molto esercizio fisico, poi smettono di fare esercizio fisico, ingrassano un pochino e compare l'ipertensione. Nelle donne invece spesso durante il periodo della loro fase fertile della vita la pressione è bassa, ma quando arriva la menopausa quasi sempre c'è un innalzamento della pressione arteriosa, e addirittura quando andiamo a guardare le persone 50 anni e 60 troviamo che addirittura le donne hanno più spesso l'ipertensione arteriosa rispetto agli uomini. Un'altra cosa interessante è che nell'età adulta, invece, negli anziani, nell'età adulta, diciamo, nell'età avanzata, troviamo che non c'è più l'ipertensione diastolica, ovvero la minima elevata, ma c'è così sempre l'ipertensione sistolica, che è tipica dell'età avanzata. Addirittura c'è la sistolica elevata e altre volte è la diastolica bassa, perché queste arterie indurite non sono più capaci di contrarsi nelle variazioni anche di postura, eccetera, e quindi c'è questo lancio di pressione e poi questo diastolica bassa. Quindi c'è tutto un vasto discorso di diverse situazioni. Il giovane che ha prevalentemente una pressione, il giovane maschio, su base anche nervosa, su base stressogena, pressione minima aumentata, la donna in menopausa che spesso ha la minima e la massima elevate, l'anziano che ha invece la pressione sistolica. Quindi è un argomento molto complesso che chiaramente non possiamo trattare in pochi minuti, ma su cui torneremo naturalmente, ecco, torneremo altre volte. Moltissime persone prendono questi farmaci antipertensivi, gli ACE inibitori, i sartani, tanto per dire il calcio antagonisti, i diuretici e così via. Farmaci che vanno benissimo, però chiaramente sono farmaci non privi di effetti collaterali, e poi farmaci, una volta che inizi a prenderli, non puoi più sospenderli. Però sono anche importantissimi perché prevengono certe patologie importantissime, come ho detto prima, dall'ictus, all'infarto, all'insufficienza renale, quindi anche non è che si possa prescindere. Però, come al solito, la medicina naturale può dire qualcosa, la medicina naturale può fare qualcosa. Ho parlato in miei altri video, per esempio, di alcune piante. Non so, il biancospino, per esempio, la ragolfia serpentina, l'importanza del magnesio, l'importanza dell'aglio, l'importanza degli omega 3, quindi tantissime sostanze naturali possono aiutare nel trattare l'ipertensione. Ma i funghi medicinali possono anche loro dire la loro, essere anche loro complemento della strategia naturale nei confronti di questa patologia frequentissima che è l'ipertensione arteriosa. Il fungo, come sempre, mi spiace citare sempre lo stesso, più importante però per la prevenzione e la cura dell'ipertensione arteriosa è il reishi. Il Ganoderma lucidum
È un fungo meraviglioso, è un antinfiammatorio, un antiossidante, è un prolungante della vita e diremo, agisce nell'ambito dell'ipertensione arteriosa perché ha degli effetti provatamente, voi potete vedere proprio anche la bibliografia, ha degli effetti ACE inibitori, quindi agisce come quella classe di farmaci, la CPIL, tanti altri farmaci che sono usati tantissimo, che sono gli ACE inibitori, ha un effetto di tipo ACE inibitore, che è importantissimo perché quando noi diamo un ACE inibitore non solo lavoriamo sulla pressione arteriosa ma anche proteggiamo il rene. Se noi temiamo un'insufficienza renale, il farmaco di scelta deve essere un ACE inibitore. Ebbene, il RESH è un ACE inibitore, quindi questo è molto interessante. Poi abbiamo il secondo fungo interessante. Abbiamo visto prima come la pressione arteriosa del giovane adulto, del quarantenne, del cinquantenne anche, è una pressione su base nervosa, è una pressione diastolica, è una contrazione dell'arteria. E allora abbiamo tanti rimedi, abbiamo anche un amminoacido che è l'arginina, ma il Cordyceps, il fungo Cordyceps che dà forza, che dà energia, che fa anche venire il desiderio di correre, di camminare, che anche chiaramente questo correre, camminare, l'esercizio fisico porta a una riduzione della tensione e anche della pressione arteriosa. È molto importante perché cosa fa? Aumenta la produzione di ossido nitrico, che è questo gas che si crea nelle nostre arterie, che ha un effetto vasodilatante. Quando noi parliamo di vasodilatazione, cosa vuol dire? Vasodilatazione sostanzialmente vuol dire abbassamento della pressione arteriosa. Quindi capite? Bello come concetto, no? E poi abbiamo invece, quello di cui parlavo prima, l'ipertensione arteriosa su base invecchiamento, che vuol dire a un certo punto arriva diabete, arriva l'ipercolesterolemia e arriva anche l'ipertensione arteriosa. E allora lì abbiamo il grande farmaco anticolesterolemico, il grande farmaco del dismetabolico che è il Maitake. Quindi quando noi vediamo l'anziano spesso sovrappeso e spesso con delle problematiche di tipo anche prediabetico o diabetico, pensiamo al Maitake, il quale Maitake lavora anche sull'ipertensione arteriosa. Che magari non riusciremo a levargli necessariamente completamente i farmaci, ma però ci permetterà di ridurre l'apporto dei farmaci chimici convenzionali. E naturalmente anche il Chaga, che è un antinfiammatorio, può essere estremamente utile. Ricordiamoci che, come dicevo, che il Maitake è utile nella prevenzione del diabete lieve e del prediabete, ricordiamoci che tutti i funghi hanno tutti un effetto anticolesterolemico. Noi sappiamo come è importante, se possibile, abbassare i livelli di colesterolo, soprattutto i livelli di colesterolo cattivo, l'LDL, perché si sommano i fattori. L'ipertensione arteriosa è tanto più grave quanto più pericolosa, tanto più si associa ad altri fattori di rischio. L'aumento dell'omocisteina, l'aumento del colesterolo, l'aumento dell'emoglobina, dell'emoglobina glicata. Cioè questo sono i concetti. Quindi ovviamente il fatto di dare un fungo che lavora sull'aspetto glicemico è molto importante, ma tutti gli altri funghi, dallo shiitake all'ABM in particolare, sono tutti funghi che hanno un effetto anche ipocolesterolemizzante. Quindi ricordiamoci, Maitake più sull'aspetto glicemico, shiitake e ABM più sull'aspetto colesterolemico. Poi c'è un'altra cosa molto interessante per concludere, che c'è un fungo di cui spesso non si parla, che è la auricolaria auricola, che è un fungo che serve proprio per gli endoteli. Gli endoteli sono danneggiati dai picchi ipertensivi. Gli endoteli sono quelli dove si attacca il colesterolo, dove si creano le placche. Ebbene, l'auricola è un grande fungo di protezione endoteliale, di protezione delle strutture arteriose che naturalmente quando diventano aterosclerotiche creano quell'indurimento che favorisce l'innalzamento della pressione massima e l'abbassamento della minima, che è anche abbastanza pericoloso e porta parecchi sintomi nell'anziano. Quindi ancora una volta, anche in questa patologia molto complessa che è l'ipertensione arteriosa, abbiamo l'apporto di fondo dei funghi medicinali. Proprio un apporto di fondo, dobbiamo vedere i funghi non tanto come medicina del momento, come medicina per intervenire nel picco ipertensivo, dove possiamo intervenire con tantissime altre cose, ma come elementi di fondo, come elementi di nutrizione. I funghi sono un nutrimento, sono le piante collaborano con i funghi per la loro vita. Noi che siamo degli animali, dei mammiferi, collaboriamo con i funghi per la nostra vita. Nutrirsi di reishi a lungo, nutrirsi di cordyceps, di maitake, una base
profonda per la nostra salute a tanti livelli, ma anche a livello cardiovascolare, può anche aiutare in questo problema molto importante che è l'ipertensione arteriosa. Arrivederci al prossimo video.